era successo, poverino? È solo un super coglione, secondo me. Scusi, no, niente! Non la volevo spaventare. No, no, grazie. Si sente bene? Sì, sto bene. Ho un problema con una faccenda. Crede che io le possa dare una mano? No, 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 è solo che... non so... piangere! Ma che faccia tosta! Dia qua, glielo leggo io almeno. No, 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 grazie, lo posso fare da me. Ma grazie per la comprensione. Mi ordino una porzione di... Frittelle. Ok, allora frittelle. Frittelle. Oh, quanto sono stupido. Non pianga. Stupido. Non pianga. Non so niente di niente. Povero illuso. Senta, che facciamo? Perché non viene a sedersi con me? Così può fare colazione e io intanto le insegno qualche parola. Ok. Andiamo. È un'idea carina. Venga con me. Ok, grazie. Cioè, la I, come pure la E, si chiamano vocali. Esatto. Ok, e la C è quella specie di mezzo circoletto, giusto? Bravo! Ehi, ci sto arrivando! Come mai è così brava a insegnare? Sono un'insegnante, è quello che faccio, insegno arte alla scuola media di Parunache. Infatti lei pare una che per cui tutti gli studenti si prendono una cotta. Io me la prenderei se fossi nella sua classe. Ah. Ok. Mamma, le mie dita puzzano di pesce, la cosa non le dà la nausea, vero? No, niente affatto. Sul serio? Ah. Oh. Se Lucy ci soffre, t'accoppo io con la mannaia. Ok, ok. Sono stato proprio bene. Già, io pure. La ringrazio molto. Permette? Oh, grazie. Di niente. Ecco. Io ho voglia di divorarti domani e il giorno dopo. Wow, wow! Allora, ci vediamo. Certo. Ma come? Tutto qui? In che senso? Tutte le smorfie e quel numero di non so leggere. Poi non mi chiedi neanche di uscire con te o almeno il numero di telefono. Io non so leggere. Ma falla finita. È stato uno dei trucchi più goffi che abbia mai visto in vita mia. Ma ho pensato, ehi, se questo è così disperato di conoscermi, forse vale la pena di parlarci. E invece resto fregata. No, 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 ti spiego com'è andata, io... Mahalo per la botta al mio ego. Hai ragione, mi sento come... Lascia perdere. Ecco, io so leggere un po', ma non sapevo che la I fosse una vocale. Quello non lo sapevo, giuro. Ma guarda che idiota che sono. Beh, sei soddisfatto, balenottero? Marley, sono io. Signore, io mi chiamo Henry. Lo so benissimo chi sei. Vorrei chiedere scusa a sua figlia. Levatelo dalla testa. Lei è in casa e io e te adesso chiariamo alcune cose. Papà, quella maledetta mangusta è di nuovo nell'immondizia. È questo il tizio? Sì. Mr. Roth, ho un'unica semplice richiesta. Stia lontano da mia figlia. Certamente, solo che credo di averla offesa e non voglio che finisca così. E invece finisse così. Datti una calmata, ragazzino! Tu sei un uomo morto! Ok, sono calmo. Sono calmo. Dai, che ti do una mano. Ce la faccio. Solo che io e mio padre fatichiamo troppo a proteggere Lucy per lasciare che il primo idiota arrapato rovini tutto. Sì, lo so quello che state facendo e avete tutta la mia stima. Se conosce le sue condizioni sa che non può avere un rapporto normale con un uomo perché la mattina dopo non saprà nemmeno chi è. E chiunque accetti questo non è accettabile per me. Guardi che io non cerco una notte via. Tutto con Lucy è una notte via, imbranato.
Ci faccia un favore, stia lontano da Luquilau Café. Mia figlia ha già sofferto abbastanza. Certo, scusi. Mi potevo rompere il culo, papà, ma con questa ghiaia sono scivolato. Sì, va bene, vatti a fare un altro po' di flessioni di chiappa. Che battutaccia. Thank you.